Proprio per questo mi preoccupo perché contro il Benfica ho visto un centrocampo lento, molto lento, e questo mi ha fatto pensare che cosa? Che Kagawa, lo abbiamo visto, potrebbe partire. A quel punto bisogna risistemare un po', di cose. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui con Enfasi Non Indifferenti in questo episodio numero 2 della carriera. Oggi siamo tornati finalmente dopo, cioè finalmente, in realtà è passato pochissimo tempo, ma è comunque finalmente perché siamo all'inizio, vogliamo accelerare tantissimo come promesso questo video. Infatti esce soltanto 2 giorni dopo il primo episodio che avete supportato, ho notato abbastanza, e quindi continuate a supportare la serie al massimo. Detto questo, partiamo e andiamo subito in ufficio perché Tolian l'abbiamo venduto. La tua prestazione ci dicono che non siamo riusciti a vincere, però comunque, ovviamente, ciò che conta è che la squadra sia in forma e determinate cose le abbiamo anche capite. In questo episodio dobbiamo muoverci molto sul calciomercato, poi successivamente apriremo anche il campionato. La Bundes inizierà con la sfida casalinga contro il Lipsia del 26 agosto, poi forse giocheremo anche contro l'Hannover. Partiamo con subito un nomone che vi ho fatto nello scorso episodio e ha riscosso anche discreto successo. Nonostante un'età un po' avanzata, ma sarebbe un punto di riferimento a centrocampo. Sto parlando chiaramente di Ilkay Gundogan, che in realtà non ha neanche quest'età particolarmente avanzata perché ha soltanto 27 anni. È un giocatore attualmente in forza al Manchester City, ma ho notato che il City ha preso Casemiro dal Real Madrid, quindi potrà lasciarlo andare anche con meno sofferenza. E allora, eccoci qui con Pep Guardiola. Per prima cosa decidiamo il tipo di accordo che vogliamo raggiungere. Offerta per il cartellino, direi, o forse scambio di giocatori, vediamo se possiamo risparmiarci qualcosa, perché per quanto riguarda i centrocampisti, Kagawa non l'abbiamo ancora venduto, però non vorrei buttare via la possibilità appunto per questo. Weigl, quasi quasi ci penso, Daoud è giovane, lo terrei. Delaney, Rode, io direi che si può andare in realtà, a parte che abbiamo dei prezzi veramente alti, Rode credo non troverà mai spazio. Ma credo anche che non interessi particolarmente al City. Vediamo un attimino cosa dicono. Se può interessare questo centrocampista. Ah, attenzione, sì, può interessare. E allora, ottimo. Perché a me non ha mai fatto impazzire Sebastian. Però io vorrei fare una piccola controfferta. Perché, ah, 39 milioni totali, niente. Farei 30 milioni. Quindi ci risparmiamo questi 10 perché poi ci rientriamo anche con Rode. Milione più, milione meno. Vediamo un po'. È un'offerta più che allettante. Quindi per 30 milioni ci andiamo a prendere Gundogan. Io direi che comunque, a parte non è ancora detto perché dobbiamo trattare con lui, ma direi che è un signor acquisto, anche perché si tratta di un grande giocatore. Adesso non voglio dire fuori classe, né top player. Fatto sta che è un giocatore che nasce al Borussia Dortmund, che gioca una finale di Champions col Borussia Dortmund, purtroppo non vincendola, e che al Manchester City troverà sempre meno spazio, come è logico che sia, perché lì arrivano proprio i top player a go-go. Allora, andiamo subito, ruolo cruciale direi che non ce n'è assolutamente. Siamo d'accordo, 3 anni di contratto anche, sono d'accordo. Mi fa piacere che siano partiti proprio a manetta loro. Andiamo avanti. Nessuna clausola, e lo sapete anche per i precedenti della scorsa carriera che sono d'accordo anch'io. Neanche noi vogliamo una clausola rescissoria. Vorremmo discutere, allora, 96 a settimana, 9,70, 2... Ok. Io direi che anche qui ci stiamo, perché 76 anzi 96 a settimana, accettandola ci rimarrebbe 94, quindi si può fare anche qui. Allora andiamo a prendere Gundogan. Andiamo a chiudere subito la nostra prima trattativa, il nostro primo acquisto, o meglio, riacquisto, ritorno a casa, ritorno romantico per un giocatore che è stato anche un'icona, ma come molte sono state le icone del Borussia, poi purtroppo cedute. Borussia ha sempre avuto questa politica qui, ma perché in Germania in particolare c'è il Bayern Monaco che ha sempre dominato, e quindi vari Hummels, Götze, che poi è tornato, era comunque passato dal Bayern Monaco. Insomma, è una delle squadre più affascinanti questa qui, il Borussia Dortmund. Purtroppo, ripeto, ha dovuto un po' sottomettersi alla più forte e alla più ricca soprattutto. Ma noi siamo qui per cambiare le carte in gioco. Tra l'altro Hakimi è in prestito. Oh, questa è interessante perché dovremmo poi tornare su un terzino destro nella prossima finestra di mercato. Piszczek ha 33 anni, ovviamente è lui il titolare per il momento. Akanji è uno dei giocatori più interessanti di FIFA 19 perché a me era piaciuto sin da subito. In più ho scoperto che cresce tantissimo, quindi bene così. Toprak momentaneamente gioca lui. Momentaneamente gioca lui anche perché è un giocatore esperto. Borussia che ha molti giocatori duttili, sto notando. Però il problema dei giocatori duttili è che poi non sai mai dove metterli e
e magari non sono per forza fenomeni, quello è un problema concreto. Daoud lo teniamo anche se è molto giovane, avendo preso anche Gundogan. Daoud magari potrebbe andare in prestito, anche per farsi le ossa. Poi abbiamo Sancho, questo lo conosco già, ed è, non a caso è il numero 7, è un grande giocatore, giovanissimo, 18enne, però ovviamente grande prospetto anche lui. Su quella fascia c'è un cliente scomodo come Marco Reus, però insomma è molto interessante. Nel frattempo arriva un'offerta del Chelsea per Piszczek e arriva proprio in un momento in cui ho appena aggiunto Trippier del Tottenham, che è un terzino destro discretamente interessante, sa calciare benissimo anche le punizioni, alla lista Hub Mercato, insomma. E quindi sembra fatta apposta, al di là dell'infortunio qui che vedete in allenamento, 3 giorni per l'Arsen, nulla di grave. Ho chiesto informazioni anche sul Ciolito Simeone, perché davanti non convinciamo, secondo me, troppo, anche perché ricordiamo che c'è la Champions. Arriva poi, è stata pagata addirittura la clausola di Maximilian Philipp da parte del Liverpool, quindi stiamo rischiando di perdere anche un altro attaccante, che per carità avevo già messo in vendita, quindi non ha senso che Liverpool abbia pagato la clausola, però mi fa molto piacere. A questo punto andiamo in ordine, perché abbiamo quasi ceduto il nostro Piszczek, e quindi andiamo su Kieran Trippier del Tottenham. Allora, in questo caso direi che andiamo diretti sull'offerta per il cartellino, però non so quanto possano volere loro, o in realtà posso immaginarlo. No, avevo letto sui 30 e io sui 30 offro, vediamo un po' che cosa dicono, perché in realtà non ne ho idea, ho sbagliato ad andare così diretto. Attenzione, fantastico, perché io mi ricordavo 27, c'era scritto 27, quindi ne ho offerti 30, ottimo, fondamentale, decisivo, e Ale, adesso andiamo a trattare con Trippier per il secondo acquisto. Io non ho letto che ruolo vuole lui, però so che farà il titolare, quindi ruolo cruciale. Andiamo avanti, era ciò che volevano, fantastico. 4 anni di contratto e quindi accettiamo senza problemi. Parliamo della clausola, non la vogliono? Ok, non la vogliono, ho letto bene. Andiamo avanti, accettiamo anche questa. E adesso però parliamo di soldi. 61 a settimana. Qua non so se ci arriviamo, perché devo sistemare lo stanziamento budget, cosa che non faccio mai, e poi me la prendo sempre dove non batte il sole. Io non so se ci arriviamo, ragazzi, Ci arriviamo. Però adesso devo sistemare lo stanziamento budget, perché abbiamo più di 100 milioni di budget trasferimenti e zero, proprio meno 7 per quanto riguarda gli stipendi. Quindi andiamo a sistemare tutto. Intanto però, secondo acquisto del Borussia, abbiamo preso anche Kieran Trippier, acquisto secondo me molto importante. Poi avete visto anche Simeone e Payet, che sarebbero due arrivi molto interessanti in quella zona di campo, in quelle zone di campo anzi. Ed eccoci qui per parlare del Ciolito Simeone, lieto di vederla. E allora partiamo, 15 milioni subito, offerta per il cartellino, vediamo chi possiamo scambiare così tra gli attaccanti, in realtà poca roba. Quindi direi che l'offerta per il cartellino è quella che fa per noi, senza ulteriori indugi. 15 milioni che noi potremmo anche spendere tranquillissimamente, e che quindi andiamo anche a dare alla Fiorentina, sperando che bastino, perché si parla di un grande giocatore, soprattutto in prospettiva, quindi non so se ce lo lasciano per quella cifra lì. E infatti, se la prendete così, io ormai non è che posso offrire 26-1, no, vi offro 26-2 come volete voi, affare fatto. Pagheremo la richiesta di 26 milioni per il cartellino di Giovanni Simeone, figlio di un nostro avversario del girone in Champions League, ovvero il Ciolo, che affronteremo col suo Atletico Madrid, che in realtà è il Borussia Dortmund, se non lo sapete, ve lo dico io, ha vinto 4-0 la settimana scorsa contro l'Atletico, quindi una cosa proprio tranquilla. Un acquisto che adesso, a pensarci bene, raramente puoi tenere in panchina, però viste le diverse competizioni, che sono tre, perché ci sarà la Bundesliga, la Coppa di Germania e la Champions League, ovviamente, qui tra l'altro vorrebbe fare il giocatore per il turnover, quindi tutti i problemi che ci stavamo ponendo non esistono. Va benissimo, accetto, anche se poi giocherà di più. Poi prende pochissimo lui alla Fiorentina, è anche vero che è un giocatore molto interessante, che però gioca in un contesto effettivamente ristretto, con tutto il rispetto per la Fiorentina, che ve lo dico, io la adoro come squadra, e pensate che sono stato, persone vicino a me lo sanno, vicinissimo a iniziare questa carriera proprio con la Fiorentina, anziché con il Borussia Dortmund. Accettiamo i 4 anni di contratto e andiamo avanti. Proponi clausola rescissoria? Io direi ignora, perché mi spaventa sempre molto la clausola. Andiamo avanti, ecco, però non so quanto offrirti. Tu prendi 53, vieni al Borussia, però vieni a fare il giocatore per il turnover. E io te ne do... No, vieni sempre al Borussia, te ne do 100.
Mi sembra un'offerta equa, il mio assistito ha deciso di accettarla. Ragazzi, non so se l'ho strapagato o meno, spero di no, ma anche fosse spero che poi sul campo ci possa dare una grande mano. Adesso rimane un solo obiettivo di mercato, che è il trequartista, e il sogno ovviamente viene dalla Francia, in particolare dall'Olympique Marsiglia, e si chiama Dimitri Payet. Riuscissimo a prendere lui sarebbe un grande arrivo, però è anche vero che poi in quella zona di campo, ripeto, abbiamo tanta roba, nel senso che lui è un 31enne. Noi abbiamo lì Götze, abbiamo Royce che può adattarsi, abbiamo Delaney che può adattarsi. Oddio, effettivamente abbiamo diversa gente. E non so se andare a prendere lui oppure un giovane. Io vi dico, in questo episodio giocheremo magari la prima partita di campionato, non la seconda. Si potrebbe anche giocare la seconda, perché poi ovviamente credo, spero che l'ultimo giorno di mercato sia dopo la seconda partita. E capiamo un po' a che livello siamo. Capiamo a che livello siamo e magari vi chiedo anche, e li leggerò ovviamente, i vostri consigli per quanto riguarda intanto offerta per il prestito per Isaac Benesi. Vi chiederò, stavo dicendo, i vostri consigli per quanto riguarda proprio questo trequartista giovane. Borussia Dortmund e Lipsia. Prima però vi faccio vedere con che squadra andremo ad affrontare questa stagione. La squadra almeno di partenza di questo inizio di stagione appunto sarà Burki tra i pali, poi un 4-2-3-1, Akanji e Toprak al centro con Trippier a destra e Guerreiro a sinistra, Gundogan e Witzel davanti alla difesa, poi il tridente alle spalle di Paco Alcacer che momentaneamente vince il ballottaggio con Simeone, è composto da Götze al centro, Royce a sinistra e Pulisic a destra, poi la panchina con Itz secondo portiere discretamente interessante, l'ho provato contro non mi ricordo che squadra, ma comunque l'ho provato nel torneo estivo, ha fatto belle parate. Poi Diallo, Delaney, Weigl, Wolf, Sancho, giovanissimo prospetto molto interessante, così come Wolf, così come Simeone, che sono sicuro ci farà divertire l'arco di questa stagione. È il 26 agosto, il Signal Iduna Park di Dortmund è Borussia contro Lipsia, è la prima di Federico Marconi in panchina per i gialloneri, è la prima per Federico Marconi in Bundesliga. Non c'è più tempo per gli esperimenti, è tempo di iniziare concretamente questa nuova avventura dopo il triplete dell'anno scorso con la Roma, quella finale emozionante proprio contro una tedesca, il Bayern, che affronteremo solo il 10 novembre. Dovremo aspettare un pochino per il Klassiker cosiddetto, ma intanto entriamo nell'orbita Borussia Dortmund, entriamoci per davvero, perché non si tratta di precampionato, si tratta di campionato adesso. Ed eccolo qui, il mister concentratissimo. Andremo a leggere in grafica anche la formazione del Borussia tra pochissimo. Giochiamo contro il Lipsia, una squadra che è stata rivelazione 2 anni fa. Ha rischiato di essere il Leicester perché lo ha fatto proprio nell'anno dopo il Leicester, non riuscendo però a vincere perché qui in Bundes le cose sono un po' diverse rispetto alla Premier. Il Bayern domina da anni, il Borussia ha vinto lo scudetto qualche stagione fa, ma poi non è più riuscita a impensierire per davvero la squadra rosso-blu, che di giocatori gliene ha tolti proprio in maniera importantissima. Hummels, Götze, Lewandowski su tutti. Poi lo abbiamo detto, Götze è tornato, oggi torna anche Gundogan, vedete nei due di centrocampo con Götze, Pulisic e Royce alle spalle dell'unica punta Paco Alcacer, oggi lui titolare in questa stagione in prestito, il giocatore con il 9 sulle spalle con Simeone, il Ciolito, che abbiamo acquistato dalla Fiorentina a titolo definitivo e che sicuramente troverà tanto spazio in questa stagione. Per il Lipsia un 4-2-3-1 credo a questo punto, anzi no, 4-2-2-2 con il tandem offensivo composto da Poulsen e Werner, ma è tutto pronto per l'inizio di questa Bundes. Batte Paco Alcacer, il primo pallone girato dal Borussia Dortmund, è cominciata la Bundesliga, che atmosfera, che spettacolo. Parte Trippier, che poi allarga sulla destra per Götze che ha tagliato, movimento di Pulisic, col tacco Götze lo libera, area di rigore per Pulisic che può andare, poi mette dentro il pallone che non filtra per Paco Alcacer, insiste il Dortmund, Pulisic passa, poi la palla diventa buona ancora per Mario Götze che scava sul secondo palo, mette fuori Lammer, Jesus allarga per Savitzer che va verticalmente, ancora da Yusuf Poulsen, passa con un po' di fortuna e calcia in porta, Burki risponde presente in calcio d'angolo, occhio al cross, chiude molto bene Witzel, ma insiste ancora il Lipsia con il triangolo, il sinistro da parte di Poulsen, palla in porta, gol meraviglioso, 1-0 per il Lipsia al Signal Iduna Park. E non parte benissimo questa Bundes, dopo 14 minuti il Dortmund è sotto in casa, ma
va detto che, insomma, lo abbiamo detto più volte anche nello scorso episodio, non sarà semplice, specialmente all'inizio, adattarsi al nuovo campionato. Abbiamo sempre sofferto, Marconi ce l'ha in tradizione, soffrì con l'Eister, soffrì con la Roma l'anno scorso, e quindi non è sicuramente una novità, però va detto che questo di fatto è il primo tiro in porta, forse il secondo, perché c'era stata una risposta di Burki. Borussia che non era partito male dal punto di vista dell'intensità. Ci vuole anche equilibrio in campo, dobbiamo stare più attenti e concentrati. Il Borussia riesce a tenere il possesso e poi a ripartire in verticale col tocco per Götze. Il pallone centrale per Pulisic, poi Royce, buono il vero, intelligente per Gundogan, sinistro, respinto, la palla resta lì. Arriva Witzel che si coordina, ma non si coordina benissimo. Palla sul fondo con Marco Royce, vediamo se va all'11, che si accende. Non ci sono però compagni in appoggio, quindi deve aspettare. Aspetta intelligentemente e vada Guerreiro. Occhio al 13. E poi chiama avanti Gundogan, zona tiro, destro di Gundogan, si distende Gulaksi. Witzel ha capito tutto, riesce a metterci il piede, poi ancora Gundogan a lottare a centrocampo, non a tenere però questo pallone. Deve pensarci Toprak, che recupera e serve Royce. Quindi Götze, di tacco, fa correre ancora Gundogan, c'è ancora Götze in zona, pallone per lui, posizione di partenza regolare, fino in fondo, e poi sinistro, Gulaksi, e questa volta a salvare il calcio d'angolo un giocatore dell'Ipsia. L'apertura poi ottima dalle parti di Alzenberger. Occhio al cross, mette fuori Toprak, malissimo! 2-0, clamoroso, ha raddoppiato Yusuf Poulsen, un regalo di Toprak che dà il via al raddoppio dell'Ipsia. Quando praticamente eravamo allo scadere del primo tempo, il Borussia, stavamo dicendo, stava prendendo sempre più terreno, ma questi non perdonano. Regalo di Toprak che fa praticamente un mezzo assist. E poi Poulsen si ritrova il pallone e calcia in porta. Nulla da fare per Burki, qualcosa da rivedere dietro. Campbell, ancora da Jesus Corona, che vuole andare, rientra, non lo tengono, inspiegabilmente gli lasciano molto campo. Attenzione ancora all'Ipsia, fino in fondo, deve metterci il piede Guerreiro. 3-0, incredibile, 3-0, incredibile. E non è neanche fortunato il Dortmund però, rimpallo perso, e palla che diventa fatale tra i piedi di Werner, che non sbaglia, incredibile. E adesso sono fischi terribili a Dortmund. Il Borussia è veramente in affanno in questa fase del match. Poi Götze interviene, vuole andare via. Trova il pallone per Gundogan. In mezzo c'è va a ricevere Simeone, che fa correre De Laine. Buono l'inserimento, fino in fondo. Il sinistro palo! Continua la sfortuna incredibile del Dortmund. Punizione dal limite per il Dortmund. C'è Royce, che può far male comunque da qui, al minuto 68. Va Royce, traversa, tanto per cambiare. Interviene Guerreiro. Vediamo se parte il 13, vediamo se il Borussia riesce con un po' di cuore a provare a segnare almeno un gol della bandiera con Pulisic. Al minuto 83 il gol dell'1-3 lo segna il 22, grande palla di Royce. Chiaramente l'Ipsia non difendeva più perché con tre gol di vantaggio si è concessa anche qualche distrazione. All'indietro poi Sabitzer per Augustin, fino in fondo, allarga, Laimer in area di rigore, cerca l'assist e arriva il gol del 4-1. Questo però è un gol imbarazzante che Burki prende sul suo palo e che la difesa non chiude. E finisce qui. Assurdo, clamoroso al Signal Iduna Park. Il Borussia perde all'esordio e perde anche malissimo, 4-1 contro il Lipsia. Sapevamo che sarebbe stata difficile, ma parte davvero in salita. E questi sono i fischi che dovremmo ricordarci da parte del Westfalenstadion. Perché è uno stadio che raramente fischia così tanto. È uno stadio con dei tifosi meravigliosi. Ma è anche uno stadio che oggi all'esordio in campionato, in questa nuova stagione, si è visto umiliare dall'Ipsia per 4-1. E quindi hanno ragione. Sarà a noi con i risultati farci perdonare. Sanderson Park, seconda giornata di campionato e l'anticipo della seconda, il 31 agosto 2018, dopo l'umiliazione all'esordio, il Borussia 2.0 di Marconi deve cambiare atteggiamento e comincia già a cambiare interpreti, perché ci sono delle novità importanti di formazione, a partire dalla difesa dove c'è Diallo al posto di un pessimo, irriconoscibile Toprak, a centrocampo c'è De Laine dal primo minuto al posto di Witzel, e poi questa è la novità principale perché c'è Royce centrale, Sancho a sinistra, Simeone dal primo minuto, insomma un Borussia che deve assolutamente fare una buona prestazione oggi, quantomeno una buona prestazione, poi di punti piano piano ne arriveranno. Marconi che vuole subito dare un segnale.
allarga su Sancho. Movimento da parte di Marco Reus, lo serve bene Sancho che poi si va a buttare nello spazio. Occhio al possibile tocco di ritorno che c'è. Vuole andare quindi il numero 7, ingresso in area di rigore, sterza sul destro. Sancho fino in fondo! Di un soffio al lato il suo destro a giro. Primo squillo del Dortmund che parte bene come contro il Lipsia. Aggancia Meunier che poi la gira da Bakarlos. Dentro, grandissima palla per Bebu. E poi arriva il gol da parte di Haraguchi. Siamo perforabilissimi. Questa è un'azione veramente elementare. Palla alle spalle di Guerreiro che passa, e già questo non dovrebbe accadere. E poi cross la sua terra sul secondo palo per l'altro esterno. Burki battuto, è 1-0 a Hannover. Ma anche oggi prendiamo gol praticamente al primo tentativo. C'è campo per Gundogan, c'è anche quello per Simeone che chiama la palla profonda. Bel lancio di Gundogan, Simeone è scappato a Ellis. Fino in fondo Simeone, Simeone in porta! E ci mette ancora Sauner, la mano destra, a salvare Hannover. Parte Reus, Guerreiro tocca per Simeone, sale centralmente anche Delaney. Servito bene Delaney, chiuso da Mbemba, poi Simeone arriva ancora sul pallone, vuole creare qualcosa. Infila per Delaney che va fino in fondo e trova il palo esterno. E siamo già a, se non sbaglio, 3 o 4 legni in stagione. Di pali già ne abbiamo presi chissà quanti, come la scorsa carriera. Finisce qui il primo tempo. Tanto per cambiare, il Borussia è sotto, ma sta praticamente dominando la partita. E questo in realtà mi preoccupa ancora di più. Da una parte perché significa che non sappiamo difendere, e ci può stare perché bisogna ancora fare pratica. Dall'altra mi rincuora perché comunque siamo vivissimi, come sempre. Insiste il Dortmund, Delaney verso Pulisic, destro! Che termina largo. Siamo al quarto d'ora del secondo tempo, sempre 1-0 a Hannover. È un buon Borussia però. È pronto Reus, lo spiovente interessante verso Akanji, palla che rimane lì, anzi no, era Diallo. Akanji è qui, che pensa al destro, calcia in porta! E la tiene in qualche modo Sauner. Palla in fallo laterale, solo Dortmund a Sanderson Park. Incredibile che siamo ancora sotto. Si salva l'Hannover, che vuole anche ripartire con Meunier. Riesce a toccare per Garcia, va al centro Meunier. Deve stare attentissimo Diallo, sta attentissimo. In qualche modo riesce a ripartire l'Hannover. Adesso è scopertissimo il Borussia. Occhio a Bebu, fino in fondo Bebu, Bebu, Burki! 2-0. Incredibile! Incredibile! Cioè loro sono sempre lì! Sono sempre lì! Credo sia il terzo tiro in porta della loro partita. Ne abbiamo fatti 18 noi. 2-0 per l'Hannover. Inizio shock di stagione. Occhio che a sinistra sta partendo completamente solo. Ma mi è servito ancora male. Mi è servito ancora male Gundogan. Che poi perché da sinistra Gundogan non si sa. Palla ancora su. Occhio! 3-0. Sette gol presi in due partite. Un solo gol fatto. E il bello, questa fa parere, attenzione, è che le abbiamo dominate tutte e due.